tutto fisico che hai in te e li inizi a ballare veramente. Un po' come gli attori, anche gli attori quando recitano non devono fare troppe facce, smorfie, cose, devono No, cercare bisogna essere di insomma, essere il più naturali per possibile poter naturale. trasmettere, sì, Soprattutto gli uomini, assolutamente. dicevo prima Natalia, che sono molto più esagerati, Sì, gli uomini? gli uomini sono molto Sì. più esagerati nella mimica facciale che delle donne. Se in una donna ha una, almeno un pensiero Ma mio perché forse, personale, se posso dare una come spiegazione no? profana, cioè una donna ha naturalmente dei movimenti più aggraziati, un uomo invece non ce li ha, Infatti, allora bravo, per farli sì. vedere forse tende a essere un po' Appunto, più... perché già si parla dei ballerini che sono Ma forse anche una affeminati, cosa molto importante che quando già è una trovano anche donna. spazio nella mimica facciale, niente, ho detto la mia. Quando è Secondo te, vero? Clary, i ballerini professionisti tendono a sembrare troppo effeminati? No, no, diciamo no, non è vero. No, no, Professionisti. Ah, una domanda. dipende, cioè nasci, diventi così, non è che, oddio, ho aperto un altro discorso, non... Allora, passiamo ad altro. Torniamo Passiamo a No, Gianni Ippoliti. No, invece Gianni sottolineava una cosa interessante, Sì, che ai campi... alle Olimpiadi ci sono mediamente 12.000-13.000 atleti. Complessivamente. Complessivamente. Sapete quanta gente partecipa ai campionati italiani? Dite una cifra. 35.000 atleti. Questo dà la dimensione del fenomeno ballo. Altra cosa importante che si rilaccia a quello che dicevate. Specialmente al sud, prima, se un bambino chiedeva ai genitori voglio andare a scuola di ballo, come no? Un bambino che va a scuola di ballo, Sì, dopo ballando con le stelle, me lo può è vero, confermare Clary, adesso finalmente anche chi era culturalmente non preparato ha capito l'importanza, perché poi come quel ballare. famoso e bellissimo film Billy Elliot, Sì, no? perché ballare non è necessariamente diventare ballerino, si acquista una postura diversa, ci si trasforma. Ci sono tante persone che quando Ma ballano sei proprio. straordinario! Sei tu, scusa! Io sono quello a destra, eh? Sì. Qui era un tango argentino. Qui vuoi commentare tu queste Senti, vogliamo immagini? fare una cosa? Questa è la vita in diretta. Prima della fine del collegamento, io farò fare il passo base del cha-cha-cha a Lamberto Sposini. No, 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 lo fai no! fare alla Guarda, Titova che le viene no, sì, no, ma bene. questo per dimostrare che tu, che sei, diciamo, negato. Non ne abbiamo il tempo, caro No, Gianni. tu Non la ne prendi. abbiamo tempo, Io, per cui... allora, se mi darete, lo dico alla regia, se volete 20 secondi, farò fare il passo base a Ti Lamberto do, no, Sposini. no, ti do, Sì, ti do sì, uno del sì, sì. pubblico. Allora, adesso facciamo entrare la coppia di ballerini di merengue. Non siamo pronti? Vai, tocca a te, Lamberto. 20 secondi Allora, sono. esibisciti. Li vuoi vedere? No, no, esibisciti tu. No, guarda. No, no, con la Con la Titova, con la supervisione Titova. di Il Natalia. conduttore non può Allora, scendere io ho altrimenti. fatto fare il passo base al sindaco di Bologna Cofferati, che è una persona rigorosissima. Non ti metto in ridicolo. Inquadra. No, chiedo Adesso scusa, ho sbagliato io, perché io. era la baciata? Sì, Ah, sì. vabbè, e allora adesso La chi baciata. entra? La Baciamoci. baciata. Lamberto, ma hai visto Baciata? Baciata. Le No, ma lui è scarpe? sempre così, una scarpa diversa dall'altra, è così. Standard e latina, Cioè, sono due ne scarpe. compra sempre due paio. Allora, baciata, eh? Prego. To be loved. Please don't walk away. Give me a minute, listen to what I have to say. I always put you number one in my life. Never thought we'd say goodbye. Mi amor, te extraño. Cuando te siento lejos de mí, vivir sin ti me mata el dolor. Es que yo no soy nada sin ti, no. Siento en mi piel tus manos acariciando. Allora, Riccardo? Sì. E? Alessandra. Alessandra, da dove venite? Roma. Tutti romani. Abbiamo sentito nel servizio che è Milano la città dove si balla di più, lo sapevi? Sì, Milano. No, non lo Sale da Bari. sapevi. No, vabbè. Fai Ma il non è furbo. l'enciclopedia Wikipedia, cioè voglio dire, uno. Milano è la Quando Bari. avete cominciato a
Lei quando ha cominciato a darsi alle danze? Io 7 anni fa. E qual è il motivo? Perché? Come diceva Cledi, è una forma mentis più che altro. È uno stile di vita. È così? Sì. Insomma, non è tanto convinta. Non è convintissima. Le relazioni sono diverse. Ma anche voi siete fidanzati? Non sono una mamma, volevo fare un po' di movimento. Ah, ecco, e questo è interessante. Cioè, ha cominciato non per il sacro fuoco della danza, ma perché voleva fare un po' di moto. Di moto, di movimento, la palestra è noiosa. E poi si è arrivati passione. Quasi al professionismo. Sì. Prego. Grazie. Lamberto, grazie a voi. Lamberto, sono le mamme, perché ha aperto un discorso, sono le mamme la rovina. Ah, la rovina. La come rovina. La rovina? Lei è una mamma. No, appunto, siccome io ho delle esperienze, l'ho detto, una rovina fra virgolette, sono più buono, nel senso che... Stai per dire? No, sto per dire che sono loro a spingere a volte molto di più i propri figli con la speranza, anche questo con il desiderio. Questo accade un po' in tutti gli sport, non soltanto nel ballo. Assolutamente, io faccio la danza e lo noto questa cosa, magari molto molto di più. Ci sono persone che non sono portate assolutamente. Appunto, e vanno anche tante volte. Ma anche nel calcio, anche nel basket, anche nel nuoto, non lo so. Comunque, allora, lasciate i genitori che fanno i propri figli quelli che vogliono. Bene, allora vediamo quest'altro servizio di Busignani. Tutto parte da mamma Luciana, da lei dilaga la passione del ballo nella sua famiglia. Ballavano i miei nonni, i miei genitori e io la passione del ballo l'ho trasmessa a mio figlio. Non muovevo un passo nel ballo da quando ho cominciato a ballare la moglie, trascinato nel ballo e sono tranquillo. I miei genitori mi hanno trasmesso questa passione, a tal punto che ne ho fatto di un lavoro che lo divido con la mia moglie e la mia partner. Il ballo e il ballare ti libera la mente, ti toglie via tutti i pensieri, non ti fa più pensare a niente. E la passione non si placa, vero Mirko? La mia passione per il ballo l'ho trasmessa a mio figlio, diventato il campione italiano danze folk romagnole. Io ballo da dieci anni. Da 10 anni, da quando c'hai 4 anni? Sì, perché mio babbo da piccolino mi ha portato, dove lui faceva un corso di ballo che c'erano molte ragazzine. Io ne ho presa una e ho scelto la Francesca, quella che balla con me da 10 anni. Quando mi preparo per andare a ballare, poi ci metto tutta l'energia, tutta la grinta. E aspetto il momento. E là si parte. Certo, là si parte. E Mirko è uguale. Mirko è uguale. E stasera in